Siamo di nuovo qui nel mio laboratorio, sono Emiliano Nencioni di Bierne Liuteria e in questa puntata continuerò a parlarvi del setup di uno strumento. Noi vogliamo che lo strumento sia comodo, che suoni bene, che le corde non frustino sulla tastiera. Per farlo essere comodo, le corde devono essere a una certa altezza e questo si ottiene regolando capotasto, imbarcatura del manico e sellette del ponte. Vi ho già parlato dell'imbarcatura del manico e adesso parleremo dell'importanza del ponte. Alzando o abbassando le sellette, alziamo le corde dal manico e possiamo abbassarle finché il nostro stile nel suonare non fa sbattere le corde sulla tastiera. Questo è anche dovuto a una non perfetta tastatura ed è per questo che si fanno le rettifiche. In una rettifica un professionista vi calibrerà tutti i tasti in maniera tale che questi sbattimenti o piccole fritture si verifichino il meno possibile. Potete abbassare le sellette agendo sul ponte, ogni ponte ha le sue regolazioni, in questo ci sono due viti, in alcuni avrete delle brugoline per ogni selletta. Altra cosa molto importante, spesso trascurata, è il capotasto. L'altezza del capotasto deve essere tale che lo spazio fra il tasto e la corda sia più o meno uguale allo spazio che avete premendo sul primo tasto fra il secondo tasto e la corda, quindi molto basso. Avere un capotasto troppo alto sbilancia tutto e vi porta a un'action un po' troppo dura e difficile, specialmente nelle prime posizioni. Altra cosa veramente importante nel capotasto sono le sedi delle corde. La corda non deve essere mai completamente annegata dentro il capotasto, ma deve stare all'incirca per metà o poco meno fuori dal materiale del capotasto. Questo è anche molto importante, specie nelle chitarre, per l'intonazione. Molti chitarristi fanno dei bending aggressivi e poi la corda, se il capotasto è fatto male, rimane impigliata o in qualche maniera intrappolata nel capotasto, non scorre bene e dopo il bending la corda tenderà a calare. Un capotasto fatto in maniera professionale non presenterà questi problemi. In seguito a questo, action, imbarcatura del manico, capotasto, sellette, dovrete anche regolare l'intonazione dello strumento, detta anche ottavatura spesso. Questo si fa allontanando o avvicinando la sella, ovvero il punto in cui la sella tocca la corda, rispetto al dodicesimo tasto. Questo è un argomento piuttosto delicato, interessante e complesso che probabilmente tratteremo nelle prossime puntate. Arrivederci!